Crozzi, praticamente quello che è entrato nel decreto Genova sulla Bekaert l'avete scritto voi? Sì, noi al primo incontro che avemmo in sede ministeriale non c'era nemmeno Di Maio, è venuto al secondo, proponemmo immediatamente una nostra proposta, che era quella di reinserire la cassa integrazione straordinaria per cessazione d'attività. Lo abbiamo fatto e quella bozza, devo dire, poi il governo l'ha fatta propria ed è diventato, come sembra, appunto, siamo in attesa, un decreto del Consiglio dei Ministri, e gli va riconosciuto al governo anche che ha mantenuto la parola, se questo avviene. E lo abbiamo scritto perché era l'unico modo per trovare una soluzione per un'azienda, per i lavoratori di un'azienda come Bekaert, tenendo conto che le coperture economiche per un decreto del genere ci sono per la semplice ragione che i governi precedenti, pur avendo tolto la cassa integrazione straordinaria per cessazione d'attività, i lavoratori hanno comunque continuato a pagarle, anche le imprese, cioè gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e delle imprese per aziende industriali sopra 15 dipendenti e aziende commerciali sopra 50 è rimasto inalterato, e quindi le coperture economiche ci sono, però questo ci consente di avere un futuro non banale, evitando 618 licenziamenti. Il 3 ottobre è vicinissimo, ci sono effettivamente i tempi tecnici, compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale? Questo è quello che abbiamo chiesto al prefetto. Il prefetto è preoccupato come noi, per la semplice ragione che non è che non ci fidiamo del governo, perché il governo ha detto che lo fa e già l'ha firmata, però c'è il tempo tecnico per essere pubblicato. Il punto è che l'azienda non torna indietro alla scelta del 3 ottobre di fare il licenziamento, quindi c'è questa spada di Damocle per una responsabilità oggettiva dell'azienda, che è vergognosa, che potrebbe tranquillamente stoppare a questo punto, visto che si è resa disponibile a fare la cassa integrazione, sospendere la procedura in attesa, se non ci fosse il decreto, del decreto stesso. Questo l'azienda non lo fa, la dice lunga, del resto un'azienda la si è presentata per chiudere lo stabilimento con le guardie del corpo ed è scappata, non ci possiamo attendere altro adesso, però insomma la cassa integrazione è qualcosa di importante, ci auguriamo che il governo, insomma, che avvenga velocemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.